Osimhen contro Consigli, porta quella alla nostra sinistra vicino alla curva B, batterà di destro il nigeriano, lo fa, rincorsa, tira, rete, pallone sotto l'incrocio di pali alla destra del portiere che si era tuffato dall'altra parte. 15:30 al San Paolo Maradona, Napoli 1 Sassuolo 0 dal dischetto, impeccabile Osimhen, linea nuovamente all'Olimpico. Sul punteggio di Napoli 1 Sassuolo 0, a te Massimo. Sul Sassuolo, 44esimo, campione d'Italia che conduco per 2-0 sul Sassuolo. Finale, ti chiedo scusa Massimo, dal San Paolo Maradona, Napoli batte Sassuolo 2-0, a te. Veramente troppo forte questo Napoli. Io non mi sono nascosto, ma difficile farlo dinanzi a questo Napoli. Ma va bene, Napoli vince, stravince, convince. Si gufa, ma con sportività. E oggi Napoli ha non meritato di più ancora, ha meritato la vittoria, ha vinto 2-0, risponde al mio Milan e si trova al comando, a pari punti. Anche stasera ho visto un gran bel Napoli, anche se voglio parlare con voi, cari Napoli. Cioè, talmente forte che tu guardi la partita quasi senza interesse. E partiamo dal Napoli. Il Napoli che batte il Sassuolo e lo fa con pieno merito, a mio avviso. Oggi Osimhen è a pari livello di Haaland. Sai bene, perché vedi Victor Osimhen che fa gol in tutte le maniere. Rivedi tornare in campo Cavaraschelli, assist per Di Lorenzo, se lo merita tutto. Il Napoli, ragazzi, è una certezza, è una macchina, è una macchina che oramai ha messo il pilota automatico. È partito il campionato, sono partiti, hanno messo il pilota automatico e non si fermano più. Il Napoli vince e convince, come accade ormai da un anno e mezzo a questa parte. Un bel Napoli, ragazzi. Il Napoli gioca con una semplicità disarmante, si divertono in campo. Trascinato sempre da un grandissimo Osimhen che ha una fame da lupi. Pensate quando il mostro georgiano sarà al top della forma. Restano la squadra da battere, questo è il mio pensiero, l'ho detto, lo riconfermo e rilancio. Parentesi Napoli è che loro anche quest'anno vincono il quarto scudetto. E ve lo dico, sapete che io amo vedere il calcio del Napoli. Oggi non è più una novità, sai chi vai a affrontare e loro sanno di essere forti, sono consapevoli. Perciò si stanno giocando proprio il loro scudetto sul petto e escono a petto all'infuori a dimostrare che non sono stati campioni d'Italia per caso, ma perché lo hanno meritato. Vincono, convincono, ma ragazzi senza mai alzare i giri del motore. Napoli è troppo superiore a tutte quante. Napoli risulta ancora cannibale e voglioso di portare a casa trofei.